tutti e bentornati sul mio canale. Oggi seconda parte di colorimetria, sono una hair colorist. Oggi parleremo del meccanismo di azione della colorazione e dei fondi di schiaritura. Molto importante sapere queste cose, perché se volete colorare i capelli bene sono cose fondamentali. Ma vi consiglio anche di andare a vedere la prima parte e iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto. Lasciatemi un like e mi raccomando, attivate il campanellino per essere sempre aggiornati. Sigla! Collocano le nostre colorazioni e che tipo di colorazione usiamo. Abbiamo quattro tipi. La colorazione fugace, che è quella che rimane più all'esterno del capello ed è per esempio una schiuma colorata, una frizione che va a colorare momentaneamente, diciamo, il capello. Poi abbiamo la colorazione diretta, che invece potrebbe essere cutanea o un chroma active, che va comunque sono sempre dei pigmenti molto grandi che non riescono a penetrare oltre la parte corticale. E poi abbiamo la colorazione tono su tono, che per esempio nella famiglia dell'Oreal sarebbe il Dia Light e il Dia Richesse, che invece riescono a penetrare all'interno nella parte corticale. E poi abbiamo la colorazione permanente, quindi i Noa e Macirel, e queste arrivano proprio molto in profondità, quasi al cuore. L'unica è la colorazione che, avendo il persolfato, riesce proprio ad arrivare al cuore. La capacità di penetrazione dipende molto dall'ossidante, quindi più l'ossidante sarà basso e più rimarrà in superficie, più sarà alto, quindi in 40 volumi riesce a penetrare di più il capello. Il meccanismo d'azione, quindi come funziona quando si colora un capello, com'è? Allora, abbiamo un agente alcalino, che raffiguriamo come il tubo, e questo va a lavorare sul capello aprendo le squame, e in più attiva anche il perossido di idrogeno, che sarebbe l'ossigeno, e che, essendo stabilizzato, finché non incontra l'agente alcalino non riesce a fare il proprio lavoro, cioè quello di attivare i percursori di colorazione. Quindi abbiamo questo meccanismo: l'agente alcalino va ad attivare il perossido di idrogeno, che va ad attivare a sua volta i percursori di colore. È molto importante tutto il tempo del colore, perché in ogni momento preciso succede qualcosa. Quindi è sconsigliato, per esempio, preparare un colore e non applicarlo subito e lasciarlo lì, perché comunque perderà di lucentezza, di saturazione. O come, per esempio, è sbagliatissimo anche sciacquare troppo presto una cliente, perché gli ultimi 5 minuti, se volete saperlo, sono proprio quelli che danno la brillantezza, quindi ragioniamola bene. Quindi, una volta capito come funziona il meccanismo, andiamo a parlare dei fondi di schiaritura. Queste sono cose fondamentali che dobbiamo sapere. Allora, i fondi di schiaritura variano in base all'altezza di tono. Dobbiamo ricordarci sempre, come ho detto nel primo video, nella prima parte, che il marrone è il colore dei capelli ed è composto da tre parti di giallo, due parti di rosso e una parte di blu. Ma come vediamo, per ogni altezza di tono abbiamo delle melanine, dei pigmenti melanine, e in base a questo c'è una miscela diversa. Infatti, come vedete, sull'altezza di tono 4 abbiamo più rosso, sull'altezza di tono 10 per esempio abbiamo più giallo. Quindi è importante capire, quando andiamo a schiarire, che altezza di tono troveremo, proprio per andare a contrastare il colore che ci uscirà fuori, e quindi scegliere un colore complementare per neutralizzarlo. Per esempio, dobbiamo sapere che il 20 volume schiarisce all'incirca 2 toni, quindi se lo andremo a fare su un 5, ok, se lo andremo a fare su un 4 a meno potere di schiaritura, se vogliamo un 6 dovremo utilizzare il 30 volumi, e quindi ci tirerà fuori un arancio rossastro. Dobbiamo scegliere il colore complementare, che qui vi lascio tutta la tabella, e lavorare di conseguenza, quindi scegliere un punto 17, il suo colore complementare. Spero che questi video vi possano rimanere utili, e mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, lasciatemi un like, attivate il campanellino per rimanere sempre aggiornati, perché a breve usciranno altri video.